Il governo degli Stati Uniti vince il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Londra che nel Regno Unito aveva bloccato l'estradizione del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. L'alta corte londinese ha stabilito che le rassicurazioni statunitensi sono sufficienti a garantire che il 50enne australiano sarà trattato umanamente. Combatteremo. Ogni generazione ha una battaglia epica da combattere. Questa è la nostra, perché Julian rappresenta i fondamenti di cosa significa vivere in una società libera, avere la libertà di stampa, di cosa significa per i giornalisti fare il proprio lavoro senza aver paura di passare il resto della vita in prigione. Negli Stati Uniti, con 17 capi di imputazione, Assange rischierebbe sino a 175 anni di detenzione, sebbene fonti governative riferiscano di 63 mesi come pena più lunga mai comminata per questi reati. I giudici hanno affermato di essere stati rassicurati dalle promesse degli Stati Uniti che Assange avrebbe ricevuto tutte le cure di cui ha bisogno per prevenire tentativi di suicidio e avrebbe potuto scegliere di essere detenuto in una prigione nella nativa Australia. La compagna di Assange, Stella Morris, ha descritto la sentenza come pericolosa e macchiata da un grave errore giudiziario. Questa rappresenta un'altra pietra miliare della lunga battaglia per evitare un processo negli Stati Uniti. Assange ha trascorso anni nascosto nell'ambasciata ecuadoriana ed anche in prigione qui a Londra, mentre aspetta che le tappe legali giungano all'epilogo. Tuttavia, questa non è la fine della storia, dato che per lui è già stato preannunciato appello.